Buongiorno ragazzi, un altro giorno qua in California, a Los Angeles. È il mio autobus quello. Non si è fermato, bene. Oggi non devo arrivare in ritardo perché devo fare la live con Kaplan. Adesso smetto un secondo di registrare perché stiamo per fare il tour nella live di Kaplan. Ok, la live l'abbiamo fatta, adesso si va in classe. I don't want to point that camera in your face like that, you know? I will bring the small camera and people just feel more comfortable. È già ricreazione, penso che mi mangerò il sushi burrito. Coppe de casa. La lezione è finita. Una cosa che non ho detto è che mi sono accorto che qua i professori sanno effettivamente usare la lavagna elettronica. Che io sono stato abituato tutto il liceo al fatto che le aule con la lavagna elettronica erano assolutamente schifate dai professori che non sapevano come usarle. E io ero convinto che fossero assolutamente inutili. Penso che dopo aver pranzato ad essermi rilassato a casa me ne andrò al Farmer Market che ci sta solamente il giovedì. Sono ancora rimaste 3 scatole di questo tacchino. Comunque, ho come l'impressione qui a Los Angeles di avere meno tempo. Di avere meno tempo durante la giornata. Non capisco come mai. Sono a fuoco? No. E adesso si esce. Prima di andare però mi prendo l'acqua al 7-Eleven. Ogni volta ho sete e arrivo a casa super disidratato. Mi era sfuggita una cosa importantissima. Molti di voi non sanno cos'è un 7-Eleven. Sono una catena di mini market che dovrebbero essere convenienti, che stanno principalmente in Thailandia, in Giappone e nei paesi orientali. Però si trovano anche in un po' tutti i posti del mondo tranne che in Italia. E in ogni paese c'è qualche piccola differenza. Qua in America invece non sono molto convenienti. E anche in Giappone spesso conveniva andare al ristorante piuttosto che al 7-Eleven. E ogni volta che entri in un 7-Eleven si sente questo rumore. Ah ok, di solito si sente una cosa tipo tan tan. E vendono un po' di tutto, qua ci sono le medicine, qua ci sono le barrette energetiche per lo sport, qua ci sono le merendine. Qualsiasi tipo di schifezza è gelato. Ok, me ne sono andato perché c'era troppa gente che mi guardava male. Quello è il mio autobus. C'era scritto fuori servizio, ma non era fuori servizio. Ho chiesto alla signora, mi ha detto: boh sì, c'è quella scritta, ma puoi salire comunque. In realtà faccio la strada normale. E il bello è che non ci sta nessuno in questo autobus, evidentemente perché tutti pensano che sia fuori servizio. All the shark has pretty dear, and he shows them a pretty white. Stop requesting. Just a jackknife has Mac Heat dear, and he keeps it outside. When the shark bites with his teeth dear, scarlet billows. E senza volerlo sono di nuovo in un quartiere residenziale fighetto di Los Angeles. Fra pochi minuti dovrei arrivare a The Farmer's Market, che sta a The Grove. E là dovrei incontrare un ragazzo che vive qua a Los Angeles, ma è italiano. Voi direte, basta italiani. Però il discorso è che voi sapete che io ho il pallino delle persone che hanno il home business. E lui ha il proprio home business. E quindi mi piace parlare di cose di internet con le persone che hanno il loro home business. E dovremmo vederci dentro Starbucks. Quindi ora entro. Ed eccolo qua, buonasera. Ciao a tutti. Mi ha anche offerto un chai di latte. E adesso mi sta mostrando The Farmer's Market. Mi sta raccontando tutta quanta la storia. Allora, questo è un luogo storico, direi per quanto storico possa essere negli Stati Uniti. Più o meno degli anni 30, dove qua venivano, dove praticamente venivano gli agricoltori, i farmers, e vendevano la propria roba, come stanno facendo adesso qui. Comunque ho mentito, The Farmer's Market ci sta tutti i giorni, non solamente il giovedì. Mi trovo a The Grove, che è una sorta di cittadina, centro commerciale, tutto vintage, ed è fantastico. Someone sneaking around the corner.
Siamo momentaneamente entrati in un Apple Store. Io compro le cose false. È una cosa un po' da poracci. Però sto per entrare in questa Tesla in esposizione, solo per vedere com'è. E tu in pratica entri qua e lei si guida da sola dove vuoi tu. Tu giochi col tuo iPad. Siamo entrati momentaneamente da Whole Food. Amazon si è comprato Whole Food qualche mese fa. Io mi ricordavo, ho visto la notizia che Amazon si fosse comprato per 13 miliardi cash una catena di supermercati. E praticamente la gente che vive qua a Los Angeles può fare la spesa su Amazon, ma non come fa mia madre. Può fare veramente la spesa, può comprare anche la carne, la roba fresca, perché poi arrivano i camion di Amazon, fanno scorta qua e te la portano a casa la roba. E qua siamo nel futuro. Mi ha appena portato all'ACMA, che è un museo molto famoso di Los Angeles. Los Angeles Metropolitan Museum. Ci troviamo in un posto davanti all'ACMA che si chiama Tar Pits, letteralmente pozze di catrame. Da 40.000 anni fa, 13.000 anni fa, un sacco di animali ci cascavano dentro. E vedi le ossa? Quelli sono fossili? Sì. Qua dietro di noi stanno effettuando proprio uno scavo e ci sono le ossa qua. Found here, solo in questa pozza qua hanno trovato tutti questi animali. 73 tigri dai denti a sciabola, 6 bradipi giganti. Tra l'altro tutti i mammiferi al tempo erano enormi. Se vi leggete il libro Da animali a dei di Harari, saprete anche perché si sono estinti questi enormi mammiferi. Sweet Lucy Brown, all the line forms on the right. Yes. Now that Maggie back in town, big as such. Siamo appena entrati nel Petersen Automotive Museum. In pratica è il museo delle automobili. Mi ha fatto imbucare per andare all'ultimo piano a vedere il tramonto. Mi hanno informato che non posso registrare. Mi hanno detto, sembra professionale, fallo col telefono, va bene. Molto piacere, grazie mille. No, grazie a te per la dose di bere. Hai Marcello? Grazie. Passiamo alle spese di oggi. 1,75 di autobus, 2 di autobus, 7 di Uber per tornare a casa e poi basta. Commentate il video con quello che ne pensate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Ciao!